La scorsa domenica la televisione italiana è stata dominata dallo sport con la partita della UEFA Nations League tra Italia e Francia che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori. Con un impressionante 7.722.000 telespettatori e uno share del 35,79%, il match ha stravinto la prima serata, dimostrando ancora una volta l'amore degli italiani per il calcio. Questo evento ha messo in evidenza come il calcio possa unire il paese, attirando l'attenzione di un pubblico vasto e variegato. In contrasto con il successo della partita, altri programmi televisivi hanno faticato a mantenere l'attenzione del pubblico. Ad esempio, il film La Rosa della Vendetta su Canale 5 ha registrato solo 2.557.000 spettatori e un modesto 14,13% di share. Anche programmi come Che tempo che fa e Le Iene hanno visto un calo significativo, con ascolti che non sono riusciti a competere con l'appeal del calcio. Questo scenario evidenzia la predominanza dello sport nel panorama televisivo italiano, dove eventi sportivi di grande rilevanza possono facilmente superare la concorrenza di programmi di intrattenimento. Nel preserale, le Nitto ATP Finals hanno attirato 3,5 milioni di utenti con uno share del 21%, dimostrando che anche il tennis ha il suo pubblico. La sfida tra quiz show come L'Eredità e La Ruota della Fortuna ha visto entrambi i programmi ottenere ascolti significativi, con L'Eredità che ha raggiunto 3.120.000 utenti nella seconda parte. Questo dimostra come i quiz show continuino a mantenere un forte seguito, anche in una domenica dominata dallo sport. Un altro punto saliente della giornata è stato il programma Amici di Canale 5. Che ha raggiunto un record stagionale con 3.063.000 telespettatori e uno share del 22,71%. Questo successo è stato accompagnato da ottimi risultati anche per Verissimo, che ha intrattenuto 2.183.000 utenti. Questi programmi di intrattenimento dimostrano che, nonostante la predominanza dello sport, c'è ancora un forte interesse per la musica e il gossip.